Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio. Dunque, parto con questa introduzione per dirvi che in questo episodio praticamente non succederà niente. La missione di Mordin Solus la vedremo nella prossima occasione, perché ho deciso di fare una piccola pausa dalla missione per conoscere l'equipaggio con cui andremo a giocare, cioè con cui andremo ad affrontare insieme le missioni, vedere il layout nuovo della nave, vedere insomma le risposte, le reazioni dei vari personaggi e così farci un'idea della gente che abbiamo intorno. Faccio questa cosa subito perché potrebbe risultare abbastanza lunga doverlo fare in seguito man mano che altri personaggi si aggregano al nostro equipaggio, e la cosa potrebbe portare via parecchio tempo. Quindi metà delle cose le facciamo adesso, la metà delle chiacchierate, delle risposte, anche perché poi ci possono sbloccare anche nuove opzioni di dialogo e tutto quanto. Quindi metà delle cose le facciamo in questo episodio, che è opzionale. Il prossimo episodio, quindi, qui andremo effettivamente sul pianeta a raccattare Mordin Solus, questo dottore che ci aiuterà nelle missioni, insomma, con un nuovo equipaggiamento. Il prossimo episodio uscirà giovedì, quindi questa settimana ci usciranno due episodi invece di uno, ok? Detto questo, cominciamo con la puntata di oggi. Benvenuto a bordo della nuova Normandy, comandante. Ho esaminato tutti i dossier. Consiglio vivamente di iniziare ad acquisire Mordin Solus, il professore Salarian di Omega. Sappiamo che i collettori usano un qualche tipo di tecnologia avanzata per immobilizzare le vittime. Ci servirà per sviluppare delle contromisure per proteggerci. Ma buonasera, Mass Effect fans! Benvenuti al nuovo episodio. Io sono Vrex e indovinate un po' cosa succederà in questo episodio? Andremo avanti, addirittura. Bene, vediamo un po'. Dobbiamo andare a prendere Mordin Solus per sviluppare le contromisure e quindi non hai tutti i torti. Senza tali contromisure, se incontreremo i collettori, saremo indifesi. Acquisire il professor Solus sembra una scelta logica per iniziare. E tu chi saresti? Sono l'intelligenza artificiale della Normandy. L'equipaggio si riferisce a me col nome di Ida. Io mi riferisco a te col nome di Cancro. Le IA sono pericolose. Spegnete quella cosa. Non la voglio sulla mia nave. L'ho forse offesa? Shepard ha trascorso molto tempo a combattere IA fuori controllo. Get per lo più. Inoltre c'è quell'incidente con il sistema Hannibal dell'Alleanza sulla Luna. Di cui lei è responsabile. È logica, Shepard, contrariamente alla sfiducia irrazionale di molti umani. Tuttavia, non sono una minaccia per lei o nessun altro. No, hai soltanto sterminato l'Alleanza sulla Luna. Niente di più. Se vi ricordate, nel primo Mass Effect ho fatto una missione secondaria in cui mi ero recato appunto sulla Luna, e sulla Luna un EV impazzito aveva ucciso dei membri dell'Alleanza. Avevo detto che avrei ripreso questo argomento in Mass Effect 2. Una volta riuscito a completare quella parte di missione, c'era praticamente appare un messaggio a schermo che era 0101001, insomma un codice binario che tradotto vuol dire help, aiuto. Anche se c'è stata questa richiesta d'aiuto, l'IV impazzita è Ida. Poi lo rivedremo più avanti, perché Ida stessa poi lo riconfermerà. Però diciamo che averla a bordo non è molto rassicurante. Allora, osservo e offro analisi e consigli, niente di più, lieto di sentirlo. Ora che abbiamo stabilito chi comanda, passiamo a questi dossier. Abbiamo completato i preparativi finali per il decollo, comandante. Scegli una destinazione dalla mappa galattica nella sala tattica e io traccerò una rotta. La mappa galattica nella sala tattica! Se hai altre domande, vieni pure a parlarci. L'ho sempre trovato ritmico, Joker, in quel punto lì. La mappa galattica nella sala tattica! Sì, li conosco i vari terminali. Abbiamo diverse cose aggiuntive come questo, per esempio il laboratorio tecnico, però questo ve lo spiego appena riusciamo a raccattare Mordin Solus. Prima di girovagare in giro per la nave, direi di, appunto, come non detto, girovaghiamo in giro per la nave per vedere un attimo come è cambiato il layout.
dopo 18 episodi del primo Mass Effect, che uno si era abituato a come era fatta la nave dall'interno, allora la posizione della mappa, cioè la mappa galattica, questa zona qua è più o meno simile. Cioè, la nave più o meno è simile a quella vecchia, però è più... è rimodellata, più modernizzata, diciamo, più moderna, non più modernizzata, vabbè. Esamina. Ok. Parliamo con Joker. Ci crederesti, comandante? È la mia bambina, meglio che nuova. Ah, mi sembra un sogno. E i sedili in pelle. È giusto, i sedili in pelle. L'avanguardia per quanto riguarda l'hardware. Ma non gli importa se i sedili di una fregata di prima generazione traspirano. Il comfort è una prerogativa dei civili. Questa riproduzione non voleva essere perfetta, signor Moreau. Sono state introdotte diverse migliorie. Taci. Ed ecco l'inconveniente. Adoravo la Normandy quando era bella e tranquilla. Ora questa cosa di cui non voglio neanche parlare. È come un cancro nella nave. È bellissimo come lo dice. Questa nave è solo una copia. Per ora possiamo fidarci, è troppo bello per essere vero. Non è la stessa cosa, Joker. Non c'è niente qui che appartenga alla vera Normandy. Ci siamo noi. Devo accontentarmi di quello che c'è. Gli ultimi 2 anni sono stati uno schifo. Vedrai, anche se un'IA ci spia, non è possibile che abbiano investito tanto solo per fregarci. Sarà meglio che ai vecchi tempi. Lo spero. Sono morto. Sei davvero pessimista. È bellissima quella battuta lì. Ma meglio che vecchi tempi. Speriamo, sono morto, giustamente. Allora, al momento il laboratorio tecnico è bloccato perché non abbiamo ancora il professore, quindi possiamo andare all'armeria. Sì, esatto. Che sta di qua. Questa zona qui infatti è nuova. L'armeria. Qua possiamo... c'era il vecchio armadietto che era stato messo in una posizione bruttissima nel primo Mass Effect. Qua ce l'abbiamo subito in plancia. E possiamo scegliere katana oppure l'Eviscerator. Questo è abbastanza forte. Il problema è che ha solo 3 colpi, mentre il katana è più debole però ha più colpi. E tra l'altro è anche il mio fucile preferito. Però mi piace proprio come è fatto. L'Eviscerator. Ecco, l'Eviscerator, se non sbaglio, era l'adattamento umano di un fucile Krogan. Dovrebbe essere. A meno che non mi sbaglio con quell'altro dorato. Vabbè, poi lo vedremo più avanti. La cosa interessante di questo fucile è che non spara munizioni come le altre armi, ma spara dei pezzi acuminati di metallo studiati per volare aerodinamicamente. Vabbè, insomma, sfonda le corazze. L'importante è quello. Lancia granate. Ah, bene. Ci sono delle armi pesanti, che poi ne possiamo prendere delle altre durante le missioni, però avendo io la DLC, ne ho 2 che non tutti hanno, ne ho 2 aggiuntive. Una è questo, proiettore di singolarità, Black Storm, fucile a buchi neri, racchiude alcune particelle di materia in campi di aumento di massa ad alta potenza, elevandole a una massa quasi infinita. Ciò crea una singolarità gravitazionale che attira a sé nemici e oggetti circostanti, per bla bla bla. Insomma, proiettore d'arco invece è molto buono. Scorrenta, cioè tira una scorrentata a un nemico e a tutti quelli vicini. Vabbè, comunque sia, per farveli vedere, per la prossima missione equipaggio questo qua. Poi quella dopo il proiettore d'arco, così ve le faccio vedere tutte e due. Jacob, l'Eviscerator, Miranda. Ok, non posso cambiare nient'altro al momento. Parliamo con Jacob, vieni. Comandante, non c'è stato proprio il tempo di sistemarsi e fare il punto della situazione. Ci tengo a dire che lavorare con te è una grande opportunità di fare qualcosa che conta davvero. È un onore prestare servizio sulla Normandy, comandante. Non sei qui per mia scelta, ricordiamoci che Cerberus è il nemico. Sei qui solo grazie a Cerberus. Non aspettarti trattamenti speciali. Ricevuto. Ma non tutti i membri del gruppo sono dei fanatici. Io mi sono unito a loro perché credo nell'attuale direzione. Ciò non significa che non abbia i miei dubbi sulle loro azioni passate, o su alcune delle tue. Tu tieni d'occhio me, io tengo d'occhio te. Siamo d'accordo? Cosa ha fatto Cerberus per renderti nervoso? Molte cose. Sono stati dichiarati dei terroristi e per buone ragioni. Dubito che troverai un passato altrettanto colorito. Ma se la minaccia dei collettori è reale e possiamo fare qualcosa per fermarla,
Cerberus verrà ricordato diversamente. Oppure verremo tutti processati e giustiziati. Non credo che la gente ci penserà attentamente come me. Che bella prospettiva. Fai il tuo lavoro, niente di più. Apprezzo la tua onestà, lieto di averti a bordo. Spoiler, se voi giocate con Femme Shep e avete una relazione con Jacob, Jacob tradirà Shepard in Mass Effect 3, praticamente farà un figlio con un'altra. Considerando che Shepard è agli arresti all'inizio di Mass Effect 3, lui invece che cercare di mettersi in contatto, o insomma cercarla in tutto quel tempo lì che non si sono visti, farsi sentire, ha detto ah ok Shepard non c'è più, allora io mi faccio un'altra e fa un figlio con un'altra. Quindi per quanto possa risultarvi figo, per la postura che è sempre lì tutto muscoloso, con questa tutina aderente a culo stretto alla Wolverine, evitate di avere una relazione con Jacob, perché no, è da schiaffi. Se seguirai gli ordini e mi lascerai in pace, non avremo problemi. Mi pare giusto, comandante. Se hai bisogno di qualcosa, fammelo sapere. Sì, mi siamo andato con gli occhi, però, chi se ne... Ah, giusto. Qua c'era la sala briefing. Che è un... forse un pelino più pallosa da raggiungere rispetto a quella precedente. C'è il terminale privato, che è stato della squadra, potenziamenti, messaggi non letti, al momento niente, al momento tutto. Allora, animate ipotesi delle voci, allora qua nella posta ho eliminato un po' di posta che praticamente conoscevo già. Abbiamo 4 missioni delle DLC, però non le affronteremo subito, anche perché se ci manca il professore e ci manca un bel po' di equipaggiamento, andare ad affrontare subito le DLC è un suicidio. Benvenuto a bordo, comandante. Oh, sottufficiale Chambers. Sono il sottufficiale Kelly Chambers. Sono stata assegnata come suo assistente. Mi occuperò dei suoi messaggi e l'aiuterò a monitorare l'equipaggio. Devo dire che è un onore lavorare per lei, comandante Shepard. Lieto di averti con noi, Chambers. La prego, mi chiami Kelly. Ok. Ok, Kelly. C'è altro? Hai un momento per parlare? Ho sempre tempo per lei, comandante. Quali sono le tue mansioni? La terrò aggiornata su messaggi e appuntamenti. Se un membro dell'equipaggio avrà qualcosa di cui discutere, la informerò. Non è un incarico più adatto a una IV? Sì, ma quello di sottufficiale è solo il mio ruolo ufficiale. Ufficiosamente osservo l'equipaggio. Tutti sanno quanto è pericolosa la nostra missione. Molti potrebbero non tornare. È una bella pressione. Sono laureata in psicologia. Sono brava a capire quando qualcuno è messo a dura prova. Per quanto questo personaggio mi piaccia, è un personaggio inutile. Perché non fa niente. È messo soltanto lì per fare tenerezza. Cioè, sta lì e mi dice quando mi arriva la posta. E poi mi informa, come ha detto lei, no? Se c'è qualcuno che sta dando di matto. Però... il fatto stesso, quando succederà quello che succederà nel corso del gioco, lei scapperà via dalla Normandy. Infatti quando avremo, sarebbe utile averla nel 3, lei dice no, mi è bastato quello che è successo nel Mass Effect 2, non ci voglio più avere nulla a che fa. È un personaggio inutile questo, purtroppo, perché mi piace. Cioè, è cucciola, capito? Mi fa rabbia sta cosa. Ti assicuri che la salute mentale dell'equipaggio sia a posto? Sì, tengo d'occhio eventuali segnali d'allarme. Non è un lavoro a tempo pieno e si svolge meglio in modo informale. Siamo fortunati ad avere qualcuno con le tue abilità, Kelly. Grazie, Shepard. Che altro desidera sapere? Sei single? A proposito, lei, anche se fa parte di Cerberus, è una ragazzina ingenua. Diciamo che non è che l'ha fatto perché voleva farlo effettivamente. Questa organizzazione ha una pessima reputazione. Non ti preoccupa lavorare per loro? Niente affatto. Anche se i nostri metodi possono essere severi, Cerberus ha nobili obiettivi. Lavoriamo nell'interesse degli umani. Miglioriamo la tecnologia umana. Salviamo vite umane. Sono obiettivi nobili. Cerberus è pro-umani, quindi... cioè, non so se qualcuno nel primo Mass Effect, giocando per conto proprio, ha avuto modo di parlare con i nazionalisti terrestri. Più o meno è come se fossero i Cerberus.
Non ti sembra che Cerberus voglia dominare tutti gli alieni e porre l'umanità in cima? Cerberus lavora per l'umanità, ma ciò non significa che odiamo gli alieni. Mia sorella ha aperto un ricovero per cani, ma ama anche i gatti. Io amo l'umanità. Amo anche gli Asari, i Quarian, i Turian, i Salarian e gli Anar. Non è in conflitto con gli ideali di Cerberus. Purtroppo è quello che hanno voluto far credere a te. Sei troppo ingenuo. Se credi che Cerberus sia nobile, ti stai solo illudendo. Mi dispiace che la pensi così. Spero che col tempo cambierà idea. Vuole parlare di qualcos'altro. Ma perché alcune parole sono evidenziate? Non lo so. Devo andare. Ok, parleremo un'altra volta. Allora, comunque sia, ciò che ho detto poco fa va anche a riprendere un commento che mi è stato fatto nello scorso episodio riguardo a come l'uomo misterioso sia diventato un uomo misterioso. Praticamente Cerberus fa credere ai suoi sottoposti di non odiare gli alieni, ma in realtà l'uomo misterioso è il primo a odiare gli alieni, in special modo i Turian. C'è proprio il fumetto che lo spiega, e anche come ha fatto a diventare l'uomo misterioso, perché lui stesso è entrato in contatto con un manufatto Protean su Palaven rinvenuto dal fratello di Saren, ed è da lì che gli occhi dell'uomo misterioso sono cambiati per sempre, cioè diventando azzurri al neon. Poi magari, se vi interessa, vi faccio una recensione a parte. Diciamo soltanto che in quella missione lì, in cui lui era un mercenario e basta, stava combattendo contro i Turian e ci ha rimesso la sua moglie, qui la sua ragazza, insomma la sua donna, e lui per vendicarla a quel momento lì è andato fuori di cervello e ha dichiarato guerra proprio ai Turian, nemici mortali. Allora, qua c'era la mensa, ok, sì. Qua c'era, nel primo Mass Effect c'era l'alloggio mio, l'alloggio di Shepard. Qui c'è, adesso c'è l'alloggio di Miranda. Dopo andremo a vedere l'alloggio del capitano, cioè di Shepard. Comandante, cosa posso fare per te? Hai un minuto, Miranda? Indubbiamente avrai un sacco di domande. Cerberus non è malvagio come credono molti. Se posso aiutarti a placare i tuoi dubbi, sarò lieta di farlo. Allora, cosa vuoi sapere? So cosa stiamo facendo qui. Ma quali sono gli obiettivi a lungo termine di Cerberus? Il progresso della specie umana. Niente di più, niente di meno. I Salarian hanno la squadra operazioni speciali. Le Asari hanno le loro leggendarie comando per le operazioni sotto copertura. Cerberus è la risposta dell'umanità a queste organizzazioni. Ma le organizzazioni di cui parli sono gestite dai governi. Chi controlla Cerberus? Nessuno. Abbiamo capitali privati. E i nostri sostenitori si affidano totalmente al giudizio dell'uomo misterioso. Lui è molto chiaro riguardo ai nostri obiettivi. Proteggere l'umanità e promuoverne il progresso. Cosa puoi dirmi sull'uomo misterioso? Niente che tu non sappia già. Neanch'io ho accesso alla sua storia personale. E io sì, bene bene. E tu hai avuto l'occasione di conoscerlo meglio di chiunque altro. È raro che si lasci coinvolgere direttamente nelle missioni. Ma tu sei speciale. Lo so, malgrado grazie. Tutte le voci che circolano sul suo conto, posso assicurarti che ha a cuore solo il bene dell'umanità. Esatto, quindi solo il bene dell'umanità. Chiariamo questo punto. cosa te lo fa Come pensare? Come puoi esserne sicura se sai così poco su di lui? Se sono arrivata fin qui è perché so valutare le intenzioni e gli interessi delle persone, anche dopo un breve incontro. Non è un santo, e lui sarebbe il primo ad ammetterlo, ma è molto motivato. L'umanità non potrebbe avere un avvocato migliore. Parlami un po' di te, Miranda. Mi sembra giusto, visto che ho passato gli ultimi 2 anni a raccogliere informazioni su di te. Beh, forse dovresti sapere che ho subito delle modifiche genetiche molto profonde. Non le ho volute io, ma ho imparato a sfruttarle. È una delle ragioni per cui sono stata scelta dall'uomo misterioso. Posso eccellere in tutto ciò che mi viene chiesto di fare. Sembri piuttosto sicura di te. Non potrebbe essere altrimenti. I miei riflessi, la mia forza, perfino il mio aspetto. È stato tutto perfezionato. Non c'è motivo di nasconderlo. Quindi plastica? Cerberus mi affida la supervisione delle operazioni più pericolose, rischiose e tecnicamente impegnative. Ed è per questo che sono stata assegnata a te. Ho il dovere di garantire il tuo successo. Io non vedo l'ora che Jack salga a bordo. Te lo dico già. Che tipo di modifiche genetiche? Molto estese.
Sono stata potenziata fisicamente. Guarisco più in fretta e posso vivere più a lungo, circa 30 anni in più della media. Possiedo abilità biotiche molto avanzate per un essere umano. Aggiungi il migliore livello di addestramento e istruzione che si possa desiderare. Beh, è davvero notevole. Peccato che però ti fai ammazzare come niente durante le missioni. Vabbè, arrivederci. Certo, comandante. Sempre a tua disposizione. Queste proposte. Ah, ok. Sofia, Rupert. Sono desolato, principessina. Le porto subito filetto di carne e caviale. Lasci solo che mi tolga il grembiule. Sarebbe magnifico, signor Gardner. Il comandante Shepard, l'eroe della cittadella, quel giorno ha reso orgogliosa l'umanità. Sergente logistico Rupert Gardner, come posso aiutarla? Hai tutto quello che ti serve? Mi arrangio, ma ha mai provato a preparare un pasto decente con i rifornimenti militari? Io sono bravo, ma non faccio miracoli. Sconfiggere i collettori sarà un lavoraccio. L'equipaggio merita qualche buon pasto prima di lanciarsi in prima linea. Cosa ti occorre? Giustamente. Se avessi degli ingredienti di qualità... Ah, al diavolo. Ha cose più importanti a cui pensare piuttosto che preoccuparsi della lista della spesa per la cittadella. Dimentichi quello che ho detto. No, dammi la lista, dai. Se passare di lì, terrò gli occhi aperti. Lo apprezzo molto. Buona parte di questa lista deve essere cosa comune per quei mollaccioni della cittadella. C'è altro di cui vuole parlarmi? Non ti ruberò al torno al lavoro. Ok, là c'è il nucleo. Ci andremo più avanti. Qua c'è l'infermeria. Oh, la dottoressa Chakwas. Comandante Shepard, ho visto la Normandy andare a pezzi con te all'interno. È bello rivederti vivo. Lieto di vedere un volto noto, dottoressa. Lo stesso vale per me. Vorrei che il resto dell'equipaggio originale fosse qui. Il tipo di trauma che hai subito avrebbe cambiato molte persone, ma non te, vedo. Bentornato, Shepard. Hai tutto quello che ti serve? Credo di sì. Questa infermeria è molto simile a quella della Normandy originale. L'unica cosa che manca è la mia riserva privata. Avevo persino una bottiglia di brandy Sherry Size che conservavo per un'occasione speciale. Terrò gli occhi aperti per una bottiglia sostitutiva. Ah, oh, non devi. È molto costosa e abbiamo problemi più gravi. Dottoressa, sei stata nell'Alleanza per anni. Perché andarsene ora? Quando la Normandy è andata perduta, l'equipaggio sopravvissuto è stato riassegnato. Mi avevano assegnata al Centro Medico Navale di Marte, una posizione molto rispettabile, ma non ero su una nave. Sì, lei è praticamente un medico da campo e non riesce, non gli piace continuare la sua professione stando coi piedi per terra. Tutta la sua professione, cioè tutta la sua carriera è stata improntata sulle navi, quindi medico militare, e mettere un medico militare a piedi, cioè coi piedi per terra, no, e quindi no. Ci vediamo, quindi, dottoressa. È tornata sulla Normandy. Ok, al momento qua non c'è altro. Andiamo in sala macchine, in sala machine. Praticamente girando adesso la nave stiamo già facendo metà del lavoro, perché ovviamente tutti i personaggi che dobbiamo raccattare ancora non li abbiamo raccattati, però quando li raccatteremo non dovremo andare a parlare di nuovo con quelli che abbiamo già parlato adesso per conoscerli tutto quanto. Però vi ricordo che Mass Effect è un GDR d'azione, però GDR fa da chiave in questo contesto, perché ad ogni missione, cioè dopo il termine di ogni missione, dovremo parlare e approfondire le nostre relazioni con il nostro equipaggio per scoprire sempre cose nuove, nuove sfaccettature e tutto quanto. Però almeno in questo caso, quando sbloccheremo un altro personaggio, o meglio salirà a bordo, non dovremo andare a parlare con un personaggio con cui abbiamo parlato precedentemente per conoscerlo, perché l'abbiamo già conosciuto. Allora, ingegnere Daniels e Donnelly, ok. A questi, guarda, gli faccio il culo. Diamine, comandante, è venuto qua giù per parlare con noi.
Stai parlando al nostro ufficiale superiore. Attenti! Non ho sentito annunciare ufficiale sul ponte. Questa è una nave militare. Credete che sia tutto un gioco? Sì, signore. Voglio dire, no, signore. Non si ripeterà, signore. Riposo. Chi siete? Sono l'ingegnere Ken Donnelly, addetto ai sistemi di controllo potenza. Questa è Gabby. Ingegnere Gabriella Daniels. Sono responsabile dei sistemi di propulsione. Cosa possiamo fare per lei, comandante? Cosa ne pensate di Cerberus? A dire il vero, non conosciamo molto dell'organizzazione, a parte la squadra della Normandy. Sappiamo qual è la missione e chi comanda. Daremo ai collettori un bel calcione nei gioiellini. Questo mi basta. Siete a posto qua giù? Non possiamo lamentarci, se solo non ci volesse tanto per calibrare il giunto FBA. Kenneth, ti stai lamentando? Che tipo di problemi avete? Quando hanno aggiornato il progetto della Normandy, hanno tralasciato il giunto FBA. Non l'annoierò con dettagli tecnici, ma c'è un giunto di riduzione nel sistema di trasferimento primario di potenza che incanala il flusso del campo. Kenneth, stai annoiando il comandante con dettagli tecnici. In poche parole, se avessimo installato un giunto T6 FBA, ci risparmieremmo ogni giorno molta manutenzione. Perché non l'hanno già installato? Probabilmente è solo una svista di progettazione. L'efficienza non ne risente, solo la manutenzione. Inoltre il modello T6 è difficile da trovare. La National Stellar Dynamics l'ha abbandonato. Probabilmente potremmo trovarne uno usato sul mercato di Omega, ma non abbiamo tempo di sbarcare. Quindi ricostruiscono la Normandy da zero, migliorandola, ma si dimenticano di un componente che tra l'altro non è più in produzione, per ottimizzare i tempi delle riparazioni, della manutenzione della nave. Ottimo Cerberus, si fa così. Dove avete ricevuto il vostro addestramento? Gabby e io abbiamo iniziato nell'Alleanza, a bordo della SSV Perugia. Era in prima linea durante la battaglia della cittadella. Abbiamo visto di persona la Sovereign. Perché avete lasciato la Perugia? Dopo la sua morte, Anderson perse influenza politica. Il Consiglio decise di ignorare la minaccia dei razziatori. Hanno dichiarato la Sovereign una minaccia isolata, come una singola... Sono tutte idiozie. Dissero che il suo monito di un pericolo più grande era stato un errore o un'allucinazione. Perdevo il rispetto verso le autorità dell'Alleanza. Dovevamo combattere il vero nemico, e solo Cerberus sembrava volerlo fare. Praticamente questi qua due sono, come posso dire, una coppia che lavora molto bene insieme e sono stati notati da Cerberus appunto per le loro capacità. Loro, oltre al fatto che appunto erano in alleanza, hanno combattuto la guerra, hanno visto la Sovereign e tutto quanto, e il fatto stesso che Shepard, come più e più volte viene fatto passare per uno che ha le allucinazioni, che crede alle favole e tutto quanto, e quando Cerberus gli ha detto volete combattere il vero nemico, loro hanno detto sì, però come loro stessi hanno ammesso, non conoscono molto bene di Cerberus, cioè non conoscono molto bene questa organizzazione di Cerberus. Loro infatti non rappresentano il nemico. Detto gli faccio il culo perché mi diverto troppo con questi qua due a vedere le loro reazioni. Arrivederci. Come vuole, comandante. Adesso mi allontano. Mi stupisce che Shepard sia sceso a parlarci. Te l'avevo detto io. E direi che abbiamo finito il tour. Ok. Mi manca l'alloggio del capitano. Selezione. Allora, qua abbiamo questo gigantesco acquario che però, ragazzi, ve lo dico già, lo posso... Non me ne è mai fregato niente dell'acquario. Certo, nelle partite che ho fatto singolarmente l'ho riempito, però siccome mi scordavo sempre di metterci l'acqua o di comprare quell'affare che praticamente ricicla l'acqua e dà il mangiare a pesci, mi morivano sempre tutti, quindi dicevo di andarli... insomma, io non c'ho testa per queste cose. Non ho né il pollice verde né il pollice d'acqua per queste cose, per cui scordatevi che metterò dei pesci qua dentro e che ci vado a spendere dei soldi quando li posso spendere per delle armi. Chi se ne frega dei pesci su una nave da guerra? Pare Masudicia. Ora posso mettere la musica. No, la musica no, perché è coperta da copyright. Tabbono, t'ho detto. Stacca.
Bisogna iniziare. Abbiamo. Guarda la foto di Liara. Termine privato. Vabbè, al momento non possiamo fare nient'altro. Possiamo andare in bagno. Dov'è il bagno? Ok. Di abbastanza provvisto di asciugamani. E questa è una delle. Sembra una cavolata, ma questa è una delle pochissime. Questo è uno dei pochissimi giochi sulla faccia del pianeta Terra in cui possiamo vedere il nostro riflesso allo specchio. Vabbè, ragazzi, io direi che il tour è finito. Possiamo tornare alla sana tattica. Seleziona. Allora, per questo episodio ci siamo limitati a fare il tour della nave, a conoscere il nostro equipaggio, a farci le nostre idee, diciamo, sui loro caratteri e tutto quanto. Ho voluto fare questa pausa perché per l'appunto, come dicevo prima, quando si uniranno a noi altri personaggi, potrebbe essere abbastanza lunga dover parlare con tutti quanti, e se non parliamo con tutti quanti, perdiamo dei pezzi importanti, quindi metà delle cose l'abbiamo fatte adesso in questo episodio, le altre lo faremo man mano che acquisiremo nuovi compagni. Siccome in questo episodio praticamente non abbiamo fatto niente, è un episodio diciamo opzionale, questa settimana usciranno due episodi di Mass Effect, quindi nel prossimo episodio andremo per l'appunto a raccattare Mordin Solus e vedere un po' come si svolgerà la trama. Quindi niente, noi ci becchiamo alla prossima puntata.